Benvenuti in questo nuovo video su richiesta gli esercizi per il doppiamento da fare ovviamente tutti i giorni inizialmente, poi potete inserirli nel vostro allenamento quotidiano. Sono tre esercizi semplici da fare a casa senza particolari cose. Avevo già fatto vedere come utilizzare una fascia in passato, ma vediamo proprio come fare questi esercizi per il doppiamento semplicissimi, ecco. Allora, il primo consiste nel mettere il collo leggermente in su e andare giù con la mano. Ovviamente dovete sentire tirare qui sotto. Di tenere il collo leggermente alzato, schiena dritta, piedi appoggiati a terra, sedute, collo leggermente rialzato e fare il gesto come se stessimo baciando qualcuno. Dovete farlo 10 volte per 3 volte, per 3 serie. E poi c'è un altro esercizio molto efficace che è quello della persona triste. Quindi sentirete tirare tutto. E anche questo qua fatelo 3 volte. E poi l'ultimo è quello di tenere la bocca socchiusa anche in questo caso sentirete tirare leggermente. E questo è tutto, ogni esercizio 10 volte per 3 serie. Ti mando un grosso bacio.